a Valletti di andare in pressione su Troiano in una sorta di uno contro uno a centrocampo e poi invece in fase di possesso a Trajkovski di giocare sulla stessa linea di Moreo, dunque un piccolo cambio tattico in avanti per provare a togliere riferimenti all'asco. Si sta anche assottigliando qui, occhio all'autogol clamoroso da parte di Perucchini. Cosa ha combinato il portiere dell'Ascoli? Incredibile, prima il dribbling su Moreo e si è buttato il pallone in porta, incredibile quello che è successo alla Barbera. Vanno tutti subito a rialzare Pippo Perucchini. In stagione aveva già commesso un mezzo errore contro il Perugia, ne aveva approfittato Luca Vido. È davvero clamoroso qui l'errore di Perucchini, che nel tentativo di riportare il pallone sul sinistro se la spinge in porta. Questo è l'atteggiamento di Vivarini, si dispera chiaramente Pippo Perucchini. Vivarini non l'ha presa bene, tra poco ci racconta tutto Luca Tutone, fa chiari cenni al suo portiere, prova probabilmente anche a tranquillizzarlo, ma non può aver preso bene questa giocata, un infortunio clamoroso, se ne parlerà tantissimo, ancora mani sul volto e adesso servirà tutta la forza mentale necessaria per un portiere per reagire ad un errore del genere. Questa non è una papera, è qualcosa in più. Un autogol davvero clamoroso, quello di Perucchini. Allora andiamo a sentire come ha reagito il tecnico dell'Ascoli e anche Stellone dal microfono di Luca Tutone.